Amici, ci troviamo a Ponderano, è iniziato il periodo di carnevale, quindi tante fagiolate in tutti i paesi, ma Ponderano brucia tutti sul tempo. Abbiamo qui con me il signor Paolo. Paolo, sì, ma qui a Ponderano al solito è già da un po' di anni che facciamo qui la fagiolata. Noi come Avis siamo sempre i primi, di solito, anche l'anno scorso tra l'altro l'abbiamo fatta subito la domenica dopo l'Epifania. Bruciamo un po' tutti sul tempo, è da un po' di anni che la facciamo qui. Insomma, la finalità dell'Avis Cinque Castelli, dei comuni che ci sono qui a sud di Biella, come sappiamo la finalità è quella di fare promozione per la donazione del sangue per gli altri, e quindi insomma è una delle prime manifestazioni dell'anno che facciamo in questo periodo, poi ce ne saranno delle altre lungo il corso dell'anno. E qualche numero, quanti fagioli riuscite a far fuori in questa giornata? Vediamo che coda corposa. Sì, guarda, nonostante il tempo siamo abbastanza soddisfatti, perché insomma, visto che le previsioni erano piuttosto brutte, eravamo un po' perplessi, comunque abbiamo mantenuto questa stessa data e siamo soddisfatti. Il numero di paioli quest'anno sono 9 paioli di fagioli, poi c'è un po' tutto il resto, d'altronde salamini, salamelle, quelle che sono tradizioni delle fagiolate. Ovviamente. Ricetta come sempre segreta, ogni paese, tutti sì, i cuochi abbiamo, hanno... Abbiamo il cuoco che da un po' di anni che ci aiuta, è un donatore, anche lui siamo un po' tutti donatori e quindi ci mettiamo assieme, logicamente c'è tanto lavoro ma poi c'è soddisfazione perché c'è un buon numero di persone, come vede adesso in queste condizioni, nonostante il tempo, forse il tempo ci ha aiutati, tra virgolette voglia di mangiare qualcosa di caldo. Di caldo sicuramente, fuori piove, brutto, almeno qui si è un po' in compagnia, si è tutti assieme, questa giornata di amicizia con tutto il... Perché comunque c'è la distribuzione della fagiolata e poi alle nostre spalle il pranzo per tutti. Il pranzo per tutti i donatori e non donatori amici, avvisini, un po' per tutti insomma. Veniamo al sodo, per chi vuole aiutare l'Avis, vuole avvicinarsi per donare il sangue, come può fare? Ma può andare su in via Orfano Trofio 35, c'è la sede, quindi può fare domanda, richiedere là e quindi danno poi tutti i fogli da andare poi all'ospedale, fare le prime visite e poi se uno è abile donatore può poi proseguire, insomma sono tanti anni ormai che è la sede in via Orfano Trofio, tra l'altro poi avremo forse nuova sede nel nuovo ospedale, questo poi sarà poi un po' un futuro, sperando che finalmente vada in attività, comunque finalità dell'Avis è quella poi di soddisfare molte richieste, soprattutto in questo periodo ho sentito c'è molta richiesta di sangue. Quindi c'è bisogno di sangue. Bene, quindi ci auguriamo che anche questo servizio serva per le vostre finalità, la vediamo con i guanti e il cappellino, anche la HACCP è rispettata alla perfezione. Cosa che noi abbiamo tutto, quindi, e quindi c'è un norme di legge che bisogna rispettare per cui. E quindi vi lascio al suo lavoro, buon lavoro Paolo. Io invito anche voi a fermarvi. Volentieri, io ho la mia compagna già in coda con la pentola per prendere i fagioli. Vabbè, allora ci vedremo dopo successivamente. Buon appetito, grazie. Buona festa. Grazie Paolo, buon lavoro.